Ho finalmente messo le mani su una cosa che cercavo da tanto tempo. Ora ci troviamo qui in questo sgabuzzino semi-abbandonato per mostrarvi questa gioia di vivere, questo oggetto magnifico di pura latta, di ferraccio. Ed esso mi sarà molto utile. Probabilmente qui, probabilmente in laboratorio, per ora è qui. Si tratta di un portadocumenti, un file drawer della Olivetti Synthesis. Non ci sono, cioè, ci sono informazioni contrastanti su questo meraviglioso oggetto di metallo e di ferraglia. Pare che sia stato progettato, almeno su un sito parla di Sozzas e parla del 73. Altri siti parlano di un periodo che va dal 60 al 65. Fatto sta che è Olivetti, che è molto bello, che è fatto in lamiera, e c'ha le cartelline che io sto riutilizzando per metterci dentro le cose. E qua adesso mi sono settato le bollette dell'Enel, vedete, dell'acqua, della Tari, poi della casa di mia madre, altre cose, eccetera, tra cui la meravigliosa cartellina Bastardi, che riguarda tutte le bollette, non le bollette, le multe che io ho pagato e che mi segnano come non pagate. Quindi ho creato la cartelletta Bastardi. Perché mi pare giusto così? Ora, come si usa? Semplicemente si aprono i cassetti, si mettono dentro le cose e poi si chiudono. E vedete, c'è questo meccanismo di scorrimento molto comodo. Possono estrarre per intero. E la serratura era bloccata, è stata squartata e schiavettata, e poi da esso abbiamo estratto dalla parte laterale qui dentro. Ci sono questi ganci di metallo che sono montati e bloccano il cassetto. Praticamente, quando chiudi, lui si blocca e non si apre più. Però noi abbiamo schiavettato, ma siccome tendeva a ribloccarsi, specialmente premendo questo oggetto che ora non si preme più, che è il bussolotto della serratura, la serratura vera e propria, insomma, adesso non si blocca più e quindi direi che va bene, direi che va molto bene. Lo trovo estremamente comodo perché ho tutto a portata di mano, posso metterci un sacco di cose, infatti ci metterò anche schemi e troiate di vario tipo. Dentro questo che rompe il cazzo. Come si usa? Io praticamente come faccio? Qua ci sono delle scritte perché questi folder sono usati. Quindi qua c'è un nome. E allora questi si staccano dall'alto. Ecco, vedete, io poi posso semplicemente girare il cartellino, scrivere dall'altro lato e poi per rimetterlo io lo infilo dall'alto e premo. Così e così, e lui sta. Mentre per toglierlo dall'alto devo staccare, insomma, con una mano è un po' complicato, però avete capito. Sono stupefatto, porcaccia la miseria, del fatto che questi non si spacchino. È molto bello. Tra l'altro, qua dentro abbiamo anche questi. Vediamo se riesco a tirarli fuori. Questi cosi di plastica, eccoli qua. I cosi di plastica invece si ficcano qui, nei cazzi triangolari. Questi cazzi romboidali si ficcano nei cazzi triangolari e qui ci puoi mettere una etichettina e si ficcano così. Perché poi qua ci metti dentro l'etichetta e ci scrivi che cazzo c'è nel cassetto. Io lo trovo un oggetto splendido, veramente splendido. Si vede nel dettaglio dove è stata premuta la lamiera per dargli questa forma, perché vedete, ha una forma creata da uno stampo. Veramente, veramente bello. Dentro è molto spazioso, ci si possono mettere anche altre cose. L'unico problema che può dar fastidio è questo rumore di ferraglia. Ebbene così, Olivetti Synthesis. Magnifico.
Ho visto che sono in vendita anche i cilindretti delle serrature di ricambio, quindi ci farò un pensierino, potrei rimontare il meccanismo di blocco che sta qua dentro. Sono 4 per ogni cassetto, esiste anche a 2. E quello che ho intenzione di fare è costruire una base con le rotelle, in modo da renderlo trasportabile, me lo porto dove voglio. E ok, insomma, questo è un breve video che mi permette di farvi vedere come sto getriddando il precedente raccoglitore con la burocrazia. Ora ne ho un altro da svuotare e mettere qui. E poi gli altri cassetti li potrò usare per schemi elettrici, per manuali di vario tipo, insomma, tutto quello che è cartaceo e che per ora è sparso qua e là. Grazie per aver visto questo breve video su Olivetti Synthesis File Drawer, raccoglitore di file. Questi sono i cosiddetti file, le cosiddette cartelle. Guardate che meraviglia le cartelle. Con la misura giusta si appendono qua. Qua magari un goccino di cera ti potrebbe dare un lubrificante per farle scorrere meglio. Ma sono veramente comodi, io posso cercare immediatamente quello che mi serve. Vediamo la cartella bastardi, eccola qua, la prendi e c'è il contenuto. Fantastico, veramente comodo. Complimenti Olivetti, facevi grandi cose prima che ti devastassero. Ho liberato questi che sono vuoti, tutti questi che ora sono vuoti, ce ne sono altrettanti là dentro. Svuotando in gran parte, svuotando lui, e provo gioia nell'avere questo raccoglitore di file, questo file drawer. Come cazzo si chiama in italiano? Classificatore? Non lo so, però è magnifico, ho tutto a portata di mano, tutto. Mi serve documentazione dell'INPS vecchia, eccola qua, che ne so, certificazione unica 2015, eccola qui, cazzo ne so. C'ho tutto, le bollette dell'Enel, vai, eccole qui, perfetto, tutto perfetto, portata di mano. E poi qua anche c'ho tutto segnato, poi posso fare le file, posso mettere le cose di cui non me ne frega un cazzo da una parte, alcune cose dall'altra, posso anche metterci roba tipo Stanford 67. Questi sono documenti che ci sono stati donati da una persona che non c'è più e che ha studiato informatica a Stanford. Ci sono delle belle cose interessanti. Questa è una, evidentemente una rassegna di cinema. Vabbè, il pezzo più bello che c'è qui è questo piccolo flyer. Devo metterlo come poster perché è veramente un pezzo di storia. Questo è un pezzo di storia. E dall'altro lato c'è pure notevole, devo dire notevole. Ed ecco cosa si trova online su questo schedario Olivetti. Schedario Olivetti Synthesis. Io l'ho chiamato Filing Cabinet. Vediamo, cercando prima schedario. 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 Ho cercato schedario. Allora, schedario. E infatti ne compaiono tanti. Ovviamente tutti in vendita, perché la gente non fa altro che vendere ste cose. Ah, complemento d'arredo di modernariato. Qui però manca un cassetto. È interessante vedere qui. Ah no, queste sono cagate Olivetti. No, sono cose molto belle. Molto bella anche questa scrivania. No, non è molto bella, fa cagare. Questa sedia fa cagare. Questo fa un pochetto cagare. Cassettiera schedario 200 euro. Te lo devi mettere lì. Anche questo te lo devi mettere là. Questo è più antico, sicuramente.
C'è roba Olivetti qua, ma non ce ne fotte un cazzo, non è quello che stiamo cercando. Quello che stiamo cercando è lo schedario. Ma io come schedario non ne vedo. Schedario, Olivetti Synthesis, Wikipedia. Azienda produttrice di mobili per ufficio. Sede a Massa, vediamo. E clicca. Nasce nel 39. Schedario orizzontale Synthesis, va bene, per usi interni dell'azienda. Prodotti, praticamente non dice un cazzo, cioè Wikipedia se ne sbatte il cazzo, come al solito. Andiamo avanti, vediamo se troviamo qualcosa. Ecco qua, schedario in ferro Olivetti Synthesis anni 60. Questo dice anni 60. 430 euro, te lo sbatti dove sei tu. Anni 80, questo dice anni 80, ma mi sembra leggermente diverso, vediamo. Me ne fotte un cazzo di chi siete. Io voglio. Questo dice anni 80 però. Ed è lui. È effettivamente lui. Con le cartellette, le mie cartellette, quelle che ho. Ah, ma questo tra l'altro è quello piccino. È quello a due posti. È quello a due cassetti. Va bene, qui dice anni 80, mentre qui Olivetti Synthesis come da un ufficio, ma qua storia Olivetti non dice molto. Classificatori, inizi anni 80, va bene. Ah, la brochure è di inizio anni 80, però non sappiamo. Ok, d'accordo. E a questo punto, che cosa dire? Non è che si trovi molto. Mentre cercando Olivetti Synthesis Filing Cabinet, spunta questa roba. Spunta gente che se li vende. 1960, ma secondo me questi non sono del 60. Qua dice circa 1965, modello C3. Ah! Beh, questa è una galleria d'arte? No, è un sito del cazzo. Sono due, molto belli, sono andati all'asta evidentemente. 1965, modello C3. Carino. Vabbè. Qui ad esempio c'è questa casa d'aste Artnet che ha messo all'asta questo e lo descrive come 1960-1969. E quindi, fine anni 60 io direi. Direi fine anni 60. Guardate che meraviglia, guardate che meraviglia. Una volta diventavo pazzo io per cercare tutta la burocrazia e adesso invece, voilà, ho tutte le cartelline con dentro tutte le fottute bollette. Ho anche la cartelletta bastardi, la cartelletta bastardi, sono tutte le... Tutte, sono quelle due o tre multe che io ho pagato e che mi contestano di non avere pagato e quindi rotture di coglioni. Quanto sono contento e gioioso di questa meraviglia, ma veramente, cioè, è bellissimo, ne voglio un altro, lo devo portare giù per le cose del dammuso.